Benvenuti alle interviste di Giogonomicon alla Play 2018. È con noi Andrea Castellani. Buongiorno a tutti. Che ci parlerà di EduLARP. Allora, EduLARP, scomponiamo, allarghiamo. Sarebbe i LARP utilizzati a scopo educativo. Ma cos'è un LARP? Beh, il LARP è la sigla con cui ormai anche in Italia si usa sempre più spesso parlare di gioco di ruolo dal vivo, GRV, no? Ovvero sia i giochi di ruolo che, anziché svolgersi come i giochi di ruolo classici, tabletop, pen and paper, al tavolo, come li vogliamo chiamare, intorno appunto a un tavolo, si svolgono in piedi con i giocatori che interpretano in prima persona i personaggi, i loro personaggi, i personaggi che interpretano sostanzialmente. Per cui EduLARP sono i LARP che hanno finalità educative, didattiche, di formazione, insomma. Ok, allora, devo dire, io ho avuto il fatto che si possa utilizzare il gioco di ruolo a scopo educativo nelle scuole, non è, sì, è una cosa ancora inusuale, però non è una novità. Io addirittura ricordo una mia professoressa che alle medie, sapendo che io giocavo a Dungeons & Dragons, mi fece organizzare una partita con i miei compagni. Però il LARP, che vabbè, dobbiamo anche qui allargare, perché si è fatto un'idea, non vuol dire per forza vestirsi di armatura e andarsi a menare in un campo, ma ci sono tantissime forme di LARPing, no? Diciamo come i murder party, che sono praticamente la classica scena del giallo dove uno muore, ma uno fuori scena muore, e gli altri devono scoprire chi è stato. Esatto. Come lo utilizzate in ambito educativo? Quale può essere? Quali forme? Come si articola questo progetto? Beh, appunto, come dicevi tu, il gioco di ruolo nelle scuole, in realtà anche in Italia, si utilizza ormai da decenni. Sono i primi esperimenti fatti già negli anni 90 di gioco di ruolo utilizzato a scopo didattico nelle scuole in Italia. L'idea di base, su cui si basa un po' il movimento anche internazionale EduLARP, è quella di utilizzare in particolare il gioco di ruolo dal vivo, ma non soltanto, utilizzando anche magari il gioco di ruolo al tavolo o altre forme di gioco, eccetera, eccetera, affiancando quindi il gioco di ruolo dal vivo ad altre forme di gioco per trasmettere dei contenuti appunto in un contesto il più delle volte scolastico, come può anche essere quello della formazione aziendale oppure degli educatori in varie comunità di vario tipo, eccetera, eccetera. Come dicevi tu, ci sono varie forme di gioco di ruolo e un po' tutte in realtà possono essere utilizzate per l'EduLARP. È chiaro che, per esempio, noi appena adesso abbiamo fatto un murder party, appunto, o per essere più precisi, una serata in giallo in cui c'è un omicidio e i ragazzi devono investigare sull'omicidio in questione, mettendo in ballo alcune conoscenze scientifiche del programma di scienze naturali del loro anno, insomma, per andare a risolvere la vicenda che sta alla base, insomma, quindi capire chi è effettivamente l'assassino. E questa è una cosa che, se vogliamo, è anche abbastanza intuitiva. Tutti noi conosciamo CSI, eccetera, eccetera, no? Per cui è chiaro che è facile, abbastanza facile, mettere le scienze all'interno di una vicenda gialla. Più difficile magari fare, è facile anche, per esempio, mettere dentro contenuti di tipo storico all'interno di un LARP, per esempio, di ambientazione medievale o comunque di ambientazione storica, come se ne fanno tanti. Chiaramente, se io voglio fare un gioco di ruolo dal vivo che mi parla del Rinascimento, andrò ad approfondire chiaramente quella parte di storia, quindi imparerò delle cose che magari sui libri mi annoierei a studiare, ma che invece, dovendoli imparare, poter rappresentare meglio il mio personaggio e rendere la vicenda più interessante, più realistica e più vera, insomma, diventano più divertenti da ricercare, più divertenti da approfondire, insomma. Senza contare tutta la parte di approfondimento derivante dal fatto di entrare in una cosa prendendola, diciamo così, facendola parte della propria vita. Quando tu giochi un gioco di qualunque tipo, e questo è particolarmente vero nei giochi di ruolo in cui interpreti un personaggio, quindi entri, se vogliamo, anche mentalmente all'interno di un mondo diverso dal tuo, ti ritrovi a far rientrare nella tua vita qualcosa di diverso dal solito. Questo diverso dal solito può essere il veicolo dentro cui tu nascondi il contenuto educativo, il contenuto didattico, che magari è frammisto a
divertimento, stare in compagnia, al farsi quattro risate quando succedono cose divertenti, o al vivere momenti commoventi, quando, come succede anche nei giochi di ruolo, a volte sono momenti epici, commoventi, tristi, e così via. Legare questi momenti a contenuti che possono essere utili per la formazione di un ragazzo gli aiuta a interiorizzarli, a farli diventare parte della propria vita reale. E quindi questo è molto 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 utile e funziona effettivamente. Quindi avete già avuto dei riscontri? Sì, sì, abbiamo avuto diversi riscontri, diciamo che ci appoggiamo anche molto a quello che chiaramente è stato fatto anche all'estero da questo punto di vista qua, e dall'estero ormai è già più di una decina d'anni che si utilizzano in maniera comune gli EduLARP nella scuola. Che altri paesi ne fanno uso? Allora, la grande nascita del movimento EduLARP c'è stata una decina d'anni fa, ormai più di una decina d'anni fa, in Danimarca, dove ormai adesso hanno due scuole che utilizzano l'EduLARP come strumento primario educativo, cioè fanno lezione quasi soltanto con l'EduLARP. E lì chiaramente è una situazione ideale, perché a differenza di noi, che dobbiamo ritagliarci gli spazi, praticamente arriva e in persona la mattina dice: chissà, oggi c'ho storia, quindi mi tocca fare. Vanno grossi cicli, del tipo, per esempio, possono dire: queste le prossime due settimane, oppure nel prossimo mese, prepariamo un LARP di ambientazione settecentesca, in cui si può andare a affrontare la storia del Settecento, la letteratura del Settecento, la filosofia, la storia della filosofia del Settecento, si possa andare a affrontare anche, se vogliamo, la musica del Settecento, eccetera, eccetera. Quindi, e si può andare a affrontare anche la storia della scienza, e quindi di conseguenza anche la scienza, con le scoperte scientifiche del Settecento, quindi tirando in ballo Lavoisier, diciamo, la chimica classica di Lavoisier, eccetera. Gli studenti sono coinvolti fin dall'inizio, dalla preparazione di LARP fino al gioco stesso. Certo, quella è una situazione ideale in cui veramente riesce a mettere dentro nello stesso evento tante materie e fare un tutto unico. Nel nostro caso in Italia siamo agli inizi, speriamo che dal convegno abbiamo fatto questa mattina, appunto, su cui prima o poi troverete traccia anche su internet, sul nostro gruppo Facebook edularp.it, e anche sul sito che a breve allestiremo, edularp.it, che per adesso è soltanto un redirect al programma di questa giornata. Dicevo, quando dopo il convegno questa mattina abbiamo visto che effettivamente è stato un po', ho detto oggi, la scintilla che speriamo che, come una reazione chimica, accenda le diverse realtà che abbiamo scoperto anche noi essere più di quelle che ci aspettavamo in giro per l'Italia, che ormai da tempo, da anni, da qualche anno fanno educazione con il gioco di ruolo, in particolare con il gioco di ruolo al vivo, a mettersi insieme a creare un qualcosa di nuovo, creare un movimento più forte che abbia la forza in futuro di fare anche iniziative importanti come le fanno all'estero, in Danimarca, come in Germania, anche eccetera eccetera. Tenendo presente che, come dicevi tu prima, i modi di fare EduLARP possono essere tantissimi. Si va veramente, in Germania per esempio va molto fare live, giochi di ruolo dal vivo, anche per ragazzini molto piccoli, di tipo fantasy, che tipo, apparentemente... Di che te stiamo parlando? Piccoli di quanto? Piccoli, tipo anche elementari, in cui si riescono comunque a mettere dentro diversi contenuti, chiaramente adeguati all'età di cui stiamo parlando, no? Fino a cose più raffinate, cose più difficili. Ma il range, sia in termini di tempo e quindi di impegno dedicato, sia in termini di tipo di attività che puoi fare, tipo di materie che puoi insegnare da solo o mischiata con altre, tipo di LARP che puoi impiegare, di quelli più classici, fantasy, eccetera, eccetera, oppure di quelli di ambientazione contemporanea, con tutto quello che ci sta in mezzo, eccetera, eccetera, può essere veramente enorme la varietà. E oggi abbiamo avuto, durante il convegno, veramente abbiamo avuto 10 diversi relatori che hanno portato le loro 10 diverse esperienze di EduLARP, e siamo resi conto che già adesso in Italia si fanno tante tante cose di tanti tanti tipi diversi. Ecco, quindi speriamo in futuro un po', ricordando anche un po' quando sei adolescente, no? Che beh, lasciando perdere probabilmente te e io, che forse saremmo andati pazzi per una cosa del genere, ma c'è sempre quella parte della classe difficile da farsi coinvolgere. C'è sempre il ragazzo che è troppo figo per poter giocare, no? Esatto. Perché giocare non è da fighi. Esatto. Come che riscontri si hanno con queste persone? Riesce a coinvolgerli? Di solito c'è l'uno, due, tre, quattro ragazzi che si sentono troppo fighi per poter giocare, ma sono uno, due, tre, quattro. Fino a quando rimangono, diciamo, i numeri contenuti 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera, una volta che il resto della classe
viene coinvolto nell'attività, improvvisamente l'attività, visto che fa divertire gli altri, diventa figlia a se stessa e quindi si buttano anche loro. Quindi dipende tutto anche da come girano le dinamiche interne della classe. Di solito girano bene, di solito quando inizia a coinvolgere la maggioranza della classe, allora anche quelli soggetti un po' più restii vengono coinvolti. È chiaro che può succedere anche la classe in cui quelli che si sentono troppo fighi per giocare sono la maggioranza, e allora lì è difficile effettivamente andare a coinvolgere. Però nella mia esperienza, forse siamo stati fortunati noi, ma abbiamo visto che è raro, è veramente raro che succeda. Di solito si prendono abbastanza bene, anche perché ormai abbiamo una certa esperienza anche su come coinvolgerli all'inizio, magari non buttandoli dentro all'improvviso dicendo: vabbè ragazzi, benvenuti, oggi facciamo tutti gli elfi, per cui mettetevi le parrucche lunghe, bionde e le orecchie da elfo, che andiamo a fare un fuoco in cortile. No, lì magari non funziona tanto bene, no? Però se li tiri in mezzo dall'inizio, magari facendoli fare dei semplici esercizi di improvvisazione teatrale che servono proprio a coinvolgere il pubblico, no? Poi da lì il passaggio da pubblico a diventare partecipanti attivi e quindi giocatori è breve. Per cui diciamo che la maggior parte delle volte non abbiamo particolari problemi di questo tipo. Bene, sono contento, mi sembra proprio un buon progetto, un bello strumento. Quindi io vi auguro proprio buona fortuna a mettere insieme le forze per portare questo modello di educazione anche da noi in Italia. Bene. E ti ringrazio per essere stato con noi. Io vi ricordo il nostro sito www.edularp.it e la nostra pagina Facebook, che trovate chiaramente cercando edularp.it. Quindi se siete anche degli insegnanti all'ascolto, ora sapete chi cercare. Esattamente. Anche alla nostra email info@edularp.it. Perfetto. Quindi se... grazie mille. Grazie a te Andrea. Grazie ancora. Alla prossima e buon resto di play a tutti.